Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo alla guida della DS7 E-Tense, la variante ibrida plug-in del SUV di casa DS. Parlo di variante ibrida plug-in, ma in realtà ci sono due varianti, quella con un solo motore elettrico assieme al 1.6 turbo benzina da 180 cavalli, che è quella che sto guidando, ossia quella che come potenza combinata ha 225 cavalli. Ma poi c'è anche la variante 4x4 virtuale con un secondo motore elettrico sull'asse posteriore che assieme appunto agli altri due propulsori fornisce una potenza massima di sistema di 300 cavalli. Quel powertrain l'ho provato nella Opel Grandland X ed è veramente una bella scheggia, quasi sorprendente. Ma già questa comunque va molto bene, ma andiamo con ordine. State vedendo qui i dati dei due propulsori, perché è inutile che ve li stia a dire a voce, così vi è più chiaro. Però per parlare di un ibrida plug-in, il che è complesso comunque perché ci sono molte modalità di utilizzo, secondo me è bene andare per modalità di guida, che in questo caso sono quattro. Allora, adesso sto viaggiando in modalità 100% elettrica. La batteria da 13 kWh lordi, assieme al motore elettrico da 110 cavalli e 320 Nm di coppia, permettono un'andatura agevole anche in contesto extraurbano, dove io sono riuscito a registrare una percorrenza di 52 km con una carica e quindi circa 60-65 in ambito prettamente urbano. E questo vi fa capire che comunque l'autonomia è buona, c'è qualche rivale che inizia a fare qualcosa di meglio, però ovviamente hanno anche batterie più grandi, quindi il rapporto autonomia capacità della batteria e quindi anche peso della batteria direi che è veramente più che buono, segno che il motore elettrico è efficiente. La sua erogazione è abbastanza brillante, ma non è progressiva al massimo, perché il motore elettrico è inserito all'interno del cambio automatico ad 8 rapporti, che abbiamo anche già provato nella nuova Opel Mokka. E quindi questo fa sì che ci siano alcune volte dei vuoti di potenza e che si sentano appunto i passaggi di marcia, perché comunque il cambio continua sempre a lavorare. Passiamo ora in modalità comfort, che è praticamente uguale alla modalità ibrida come sinergia del sistema ibrido, no? Tra apporto di motore elettrico e motore termico, però in modalità comfort abbiamo un assetto più morbido, un assorbimento maggiore delle asperità dato appunto dalla presenza di ammortizzatori a controllo elettronico comandati da una telecamera posizionata sul parabrezza, che assieme poi a sensori vari come accelerometri va a monitorare l'andamento della strada e di conseguenza a tarare in maniera specifica e adatta la risposta appunto degli ammortizzatori stessi. Poi volendo appunto, vedete, possiamo metterla in modalità comfort per un assetto molto morbido, in ibrido per un assetto direi corretto, in sport un po' più rigida, ma sempre comunque tutto viene assorbito in maniera direi eccezionale, con un molleggio sempre corretto. Si nota vabbè un po' di più in modalità comfort, però comunque non è mai appunto fastidioso, la vettura non rimbalza mai, non ha mai un assetto cedevole. Ora andiamo in modalità ibrida. Praticamente finché la batteria non raggiunge livelli come il 5%, la vettura finché può, fino ai 90 km orari circa, va via con il motore elettrico. Poi il sistema, quando iniziamo ad andare appunto a velocità superiore ai 90 km orari, accende il motore termico, perché a quella velocità e da quella velocità è più efficiente l'utilizzo del motore termico rispetto al motore elettrico, che sappiamo dal meglio di sé in ambito urbano, quindi a basse velocità. Invece in modalità sport il motore termico sta sempre acceso e in questo caso abbiamo uno scatto bello deciso, quindi diventa molto più pronta la risposta al pedale dell'acceleratore, e quando andiamo a schiacciare tutto il pedale stesso abbiamo la combinata tra i due motori, benzina ed elettrico, per avere appunto tutti i 225 cavalli richiesti e 360 Nm di coppia. In sport poi si irrigidisce anche lo sterzo, quindi si sente un carico maggiore, però viene irrigidito in maniera artificiale, per il resto non cambia nulla a livello di sensibilità piuttosto che di direzionalità del comando, cambia solo il peso applicato. Quindi direi che ora siamo in contesto extraurbano, ho la batteria quasi scarica e quindi torniamo in modalità ibrida. Parliamo del cambio automatico ad 8 rapporti, un cambio che in sé è veloce nelle cambiate, però è poco intelligente secondo me nella gestione, perché ad esempio quando vado a premere per metà il pedale dell'acceleratore tira troppo le marce
e quindi potrebbe cambiare molto prima, sfruttando quindi la coppia ai bassi regimi sia del motore turbo benzina che del motore elettrico. Quindi ecco, avrei preferito un'intelligenza migliore, per il resto poi la rapportatura è corretta, a 130 km orari il motore sta circa a 2200 giri, quindi davvero niente male. Ci sono due modalità di utilizzo oltre alla variante sport, ossia abbiamo drive e B. In drive la vettura veleggia, quindi la decelerazione è molto molto lieve. In modalità brake invece abbiamo un recupero dell'energia, direi anche importante, quindi un rallentamento della vettura davvero percettibile e molto utile, direi, perché nella stragrande maggioranza delle situazioni si finisce per usare proprio la modalità B senza toccare il pedale del freno. Ovvio è che per fermarla completamente sì, bisogna agire sul pedale del freno. Visti gli interni e questi comodosi sedili, direi di parlare di una delle doti migliori di questa DS7, cioè il comfort. Vi ho già menzionato gli ammortizzatori a controllo elettronico, in generale l'assetto è tarato veramente molto sul morbido, rollio e beccheggio sono davvero evidenti, ma mai nulla che metta in crisi sia il guidatore che la vettura stessa quando viene magari messa un po' sotto tiro in fasi ad esempio di percorrenza di curva oppure di frenata d'emergenza. Però vi dico che l'assorbimento dell'asperità devo dire che è ottimale, solo che si sente che l'assetto è morbido, ma quando si passa sopra le asperità più decise e marcate, lì invece si viene a sentire la spalla dello pneumatico abbastanza bassa per il tipo di vettura, perché abbiamo in questo caso cerchi da 20 pollici, quindi con gli pneumatici con la spalla un po' più ribassata. A livello acustico abbiamo i vetri stratificati che migliorano l'insonorizzazione a livello di fruscie, infatti da quel punto di vista siamo messi bene, anche perché le guarnizioni, eccezion fatta per il labbro del giroporta che non è presente, ma sono fatte davvero per il resto molto bene, infatti è molto insonorizzata da quel punto di vista. A livello invece di rotolamento degli pneumatici qualcosa si avverte, vuoi per l'effetto gomme un po' più larghe, ma secondo me magari qualcosina in più poteva essere messo come pannelli di insonorizzazione. E poi il motore davvero sotto i 3000 giri non si sente, sopra si fa sentire un po' di più, ma è sempre bello sommesso, quindi è silenzioso di suo ma è anche ben insonorizzato. A livello di posizione di guida poi anche qui molto molto valida, perché abbiamo una posizione di guida rialzata ma il giusto, non sembra di guidare un furgone, anche il volante non è eccessivamente inclinato. Ma poi vi dico che il sedile è morbidissimo, poi tra l'altro qui abbiamo la pelle nappa di rivestimento che è piacevolissima, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista della percezione al tatto, è morbidissima e liscia, i fianchetti sono veramente soffici, non è contenitivo questo sedile ma ci sta assolutamente, le regolazioni sono elettriche per entrambi i sedili anteriori, qui abbiamo la chicca lussuosa del massaggio con 6 modalità e 3 intensità. Vi ho parlato prima della frenata rigenerativa e quindi parliamo anche della frenata meccanica. Lo stacco tra la frenata rigenerativa e quella meccanica si sente, nel senso che bisogna premere davvero tanto il pedale del freno per frenare la vettura in una certa maniera, quando capita una situazione un po' critica oppure quando bisogna fare una vera e propria frenata d'emergenza. In sé gli spazi di arresto potrebbero essere migliori, quindi l'impianto secondo me è leggermente sottodimensionato, la vettura è nuova, ha circa 5000 km, quindi non sono sicuramente usurati dischi e pastiglie. Sì, il rollio si sente, ma la vettura è davvero stabile, quindi grazie anche effettivamente alla mole, che parliamo di circa 1800 kg di vettura, sia in frenata d'emergenza che in contesti di cambi di direzione improvvisi, non si scompone mai, restituisce davvero un bel senso di solidità, stabilità e sicurezza. Quindi nonostante l'assetto morbido, comunque tenuta di strada e stabilità non vengono assolutamente pregiudicate. Non vi ho menzionato della manovrabilità in contesti urbani o in stradine strette, perché è davvero valida. Il diametro di sterzata è ridottissimo, lo sterzo è veramente leggero, a basse velocità, quindi davvero si manovra quasi in un fazzoletto, al cospetto invece dei quasi 4,60 m di lunghezza. La visibilità è buona anteriormente, cofano bello orizzontale che ci fa capire bene dove finisce il muso, specchietti grandi, sì, sono incernierati nel montante, come dico sempre, meglio sulle portiere, montanti anteriori un po' spessi ma non eccessivamente, posteriormente invece sì, i montanti sono abbastanza ingombranti e soprattutto la cappelliera è posizionata abbastanza in alto per dare maggior spazio ai bagagli sotto appunto la cappelliera stessa, però questo limita abbastanza la visibilità posteriore e già l'1.8 non è dei più grandi. C'è la retrocamera offerta di serie con il sistema a 180 gradi, non a 360 in questo caso, che va a riprodurre anche ciò che è ai lati della vettura.
La qualità potrebbe essere migliorabile, direi che mi aspettavo un impianto un po' diverso da quello che viene offerto, anche lo stesso impianto della Opel Mokka, tanto per essere chiari e schietti, e mi sarei aspettato qualcosa di diverso da una vettura che ha un prezzo molto molto importante che dopo scopriamo assieme. Parliamo dei consumi di carburante, vi metto una tabella perché davvero sono tantissimi numeri, perché sono tanti i contesti di utilizzo e le modalità di utilizzo di una ibrida plug-in come questa. Sono consumi buoni soprattutto in extraurbano con la batteria carica, quindi la gestione dell'ibrido è fatta particolarmente bene. Ovvio che in autostrada una vettura del genere soffre molto di più, quindi non ve la consiglio se fate, non dico tanta autostrada, ma già quando ne fate abbastanza direi di stare alla larga da una vettura come questa, perché praticamente fate i 12 e mezzo al litro reali. Ora vediamo come funzionano gli ADAS e poi ci fermiamo a ricaricarla un pochetto, visto che è scarica, così vediamo un po' com'è fatta fuori, dentro a livello di finiture e spazi, e poi andiamo a trarre delle conclusioni e vi dico, secondo me, la persona ideale per un'ibrida plug-in come questa. Il cruise control adattivo è tarato in maniera precisa e, al pari del mantenimento attivo al centro della corsia, non è mai brusco negli interventi. Il segnalatore di presenza negli angoli ciechi è ben calibrato, così come la frenata automatica d'emergenza, anche posteriore, e il riconoscimento della segnaletica stradale. Tutto ciò che vi ho detto è di serie per questo allestimento Louvre, che tuttavia però non può essere dotato del visore infrarossi per la guida notturna e del riconoscimento dell'attenzione del conducente avanzato, disponibili per la performance Line e la Grand Chic. Ebbene, abbiamo messo a caricare la nostra DS7 E-Tense, quindi parliamo delle modalità di ricarica. La vettura si può ricaricare a casa senza wallbox, quindi con la presa da muro, in circa 8 ore si va dallo 0 al 100% con un assorbimento di circa 2,3 kW ogni ora, per poi passare alla wallbox domestica con assorbimento fino a 7,4 e alle colonnine pubbliche in corrente alternata, dove si riesce a ricaricare in circa 1 ora e 3 quarti/2 ore. Quindi capite che se avete il 6 kW a casa come contatore, potete anche risparmiarvi l'acquisto della wallbox, perché in una notte la caricate completamente, mentre caricate l'auto potete utilizzare anche altri elettrodomestici, come ad esempio è capitato nel mio caso. Però prima di trarre le conclusioni vediamo un po' anche l'estetica di questa DS7 E-Tense, che rispetto alle varianti benzina e diesel non cambia se non per il badge posteriore. Nello specifico qui l'allestimento Louvre propone tutti i dettagli che nelle altre versioni sono cromati qui in nero lucido e i cerchi lega da 20 pollici, quindi diciamo che tutto questo rende la vettura forse un po' meno barocca, un po' meno pesante di linea, almeno questo è il mio pensiero soggettivo, e quindi sta secondo me un po' meglio con questi dettagli neri. Per il resto è una vettura che ha una determinata importanza e presenza scenica su strada. E poi vi dico che i fari anteriori full LED adattivi e direzionali in base all'andamento in curva sono molto potenti, funzionano bene, però non sono matrix, e anche vetture di segmento inferiore stanno iniziando a proporli, quindi da una vettura con questo livello di prezzo e con questo posizionamento me li sarei aspettati. Sull'abitacolo c'è poco da dire di negativo, anzi, i materiali e le finiture sono molto curati dappertutto, anche in posti spesso trascurati pure dalle premium, eccezione fatta per i comandi del clima che Peugeot Citroën DS continuano a tenere sullo schermo, tutto il resto è ergonomico. L'infotainment, sebbene con grafica dedicata, è lo stesso già analizzato nella Opel Mokka con display da 10 pollici. Vi lascio il link in alto a destra per scoprire tutte le funzioni. Comunque in generale funziona correttamente, ma non è dotato di CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Belle le videate, ma un po' lente nella transizione, al pari di quelle della strumentazione digitale, che però è ben configurabile. Il divanetto posteriore rasenta quasi la perfezione per la categoria, in quanto ad accessibilità, dotazioni, agio e finiture. Si siede davvero comodamente anche in tre persone, grazie all'assenza del tunnel centrale. La seduta è morbidissima, anche al centro, e i comfort sono tanti, a partire dallo schienale reclinabile elettricamente e dai vani porta floccati. Anche al baule c'è ben poco da criticare, ottima la praticità, la cura nelle finiture ed è ampia l'apertura, così come regolari sono tutte le forme. Manca solo la botola centrale per gli oggetti lunghi e il portellone elettrico rischia di far sbattere la testa ai più alti. Niente male nemmeno la dotazione di vani porta oggetti all'interno dell'abitacolo. Parliamo di posizionamento e quindi menzioniamo il prezzo. Si parte da 48.700 per la variante business della ibrida plug-in, per poi arrivare ai 60.700 di listino
per questa specifica, che poi non ha nemmeno tutto, perché non ha il tetto apribile, le LED display, i sedili ventilati, quindi non è così completa come si potrebbe pensare. Ci sono molte cose, ma non è iper full optional. Quindi questa vettura si posiziona tra la 3008, che è identica a livello di meccaniche, molto simile come finiture interne, e un Audi Q5 che costa circa 10.000 euro in più a parità di dotazione e motorizzazione. A chi consiglio una vettura ibrida plug-in come questa? Beh, a chi riesce a stare nel range di 50 km giornalieri e quindi la utilizza durante la settimana solo in elettrico, però poi magari gira molto il weekend e quindi non vuole preoccuparsi di dove andare a ricaricare la macchina e di pianificarsi bene con le colonnine, oppure a chi fa sempre i 50 km giornalieri massimi ma sa che ha una volta ogni settimana o ogni due settimane un viaggio molto lungo da fare, e quindi con questa non ha preoccupazioni in attesa di una rete più capillare di colonnine di ricarica che portino a meno pensieri nell'utilizzo di una vettura 100% elettrica. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, sapete che vi rispondo a tutti, e per il resto ci vediamo al prossimo video.